far convergere risorse umane ed economiche su un unico progetto per tentare di far salire le ambizioni e fin da subito il livello del calcio a Isernia. Città di Isernia è la nuova compagine societaria nata dalla fusione tra il Rocca Sicura di patron Francesco Traisci e l'Esernia Fraterna del presidente Michele Antenucci. Un inevitabile processo di crescita, così in sede di presentazione il neopresidente Traisci ha definito la neocostituita società che punterà a valorizzare i giovani del posto attraverso la scuola calcio. Il mio interesse è soprattutto quello per un settore giovanile importante, rappresentativo, e sicuramente la piazza di Isernia è più importante, più ampia e offre di più dal punto di vista anche di materiale umano. Quindi è un inevitabile processo di crescita quello di arrivare nella città di Isernia. Città di Isernia disputerà il campionato d'eccellenza regionale. L'obiettivo sportivo, sin da subito ambizioso, sarà la vittoria del torneo e l'approdo in Serie D. In proposito, le parole del vicepresidente Michele Antenucci. Sicuramente l'obiettivo è quello, perché avere una prima squadra già in Serie D significa dare anche valore aggiunto al settore giovanile che può affrontare campionati nazionali, quindi sicuramente il nostro primo obiettivo sarà quello. Già dall'anno scorso abbiamo provato con un esperimento, così, il calcio a 5 femminile a Isernia, e devo dire anche con ottimi risultati per essere stato il primo anno, e da lì abbiamo capito che effettivamente c'era la possibilità di unire le forze, e quindi con i tempi più maturi di quest'anno abbiamo deciso di fare questo ulteriore passo e quindi fare un'unica società su Isernia che copra il campionato di eccellenza, tutto il settore giovanile e anche il calcio femminile. È un progetto inclusivo, quindi aperto a chiunque condivida le nostre idee e che voglia investire in un progetto che possa dare ampio respiro al territorio. La nuova società vede la partecipazione anche dell'Isernia Football Club, con Enzo Giannini e Dino Giammattei, che assumono la gestione della Juniores, rinunciando ad iscrivere la società biancoceleste al torneo di eccellenza. Con la situazione che si sta verificando, era pressoché impossibile gestire due squadre nella stessa categoria nella città di Isernia. E quindi diciamo che l'intuizione dell'assessore al comune di Isernia, Antonella Matticoli, che ci ha inizialmente riuniti, ci ha fatto praticamente trovare pressoché sulla stessa lunghezza d'onda, e poi ripeto, non è stato poi affatto complicato trovare le intese. Siamo stati individuati per seguire parte del settore giovanile nella Juniores, esperienza che abbiamo fatto già in passato, e quindi conosciamo bene la categoria e i presupposti per fare bene ci sono. Come ribadito nel corso della presentazione a Palazzo San Francesco, anche il comune di Isernia, attraverso l'assessore allo sport Antonella Matticoli, ha giocato un importante ruolo ai fini della definizione dell'intesa. Noi come amministrazione abbiamo fatto di tutto per unire tutti e daremo ovviamente il nostro contributo, il nostro supporto per mettere la società in condizioni di allenarsi e di sostenere la società di calcio.